È partito? C'è il Jack. C'è il Jack. Michele Morrone, siamo qua. Siamo meglio. Vai. Okay, va. Allora, Raimondo Todaro, finalmente riesco a intervistare l'idolo di mia mamma. Allora, siamo qua a Monza, a Laushan. Perché? Per quale motivo? Ballando? Ballando on the road. Oggi è la prima tappa di Ballando on the road. Un sacco di gente che è venuta a ballare, farsi vedere da Milly Carlucci e da tutto lo staff per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, che penso partirà ancora a febbraio. Allora, com'è questa esperienza del Ballando on the road? Devo dire che sei stato professionista anche... Intanto sei bravo al microfono, perché conduceva, lui, arrivano i ragazzi a ballare, lui li intrattiene, hai anche una verba artistica. Siamo insieme a niente popò di meno che Lando Michele Morrone, perché non si ricorda mai il tuo cognome. Giusy Versace. Lando, te lo dico per l'ultima volta, Michele Morrone, Morrone, ok? Te lo ricordi stavolta? E non scappare più durante le prove. Senti, questa per voi professionisti è anche una grande opportunità, o sbaglio? Esatto, sì, può essere una grande opportunità a livello lavorativo, ma anche a livello di immagine. Di la verità, è bravo il ballerino? Bravissimo. Deborah, che stai facendo? Hai già ballato o devi ballare? No, devo ancora ballare. Di dove sei, Deborah? Di qua vicino, Nova Milanese. Quindi sono venuti a portarti il Ballando on the Road sotto? Sotto casa. Sì. Perché stai ridendo? Non è un programma comico, eh? Se dovessi lanciare un annuncio, un appello anzi, a Milly Carlucci, cosa le diresti? Milly? Prendimi Milly, pigliami. Pigliami, l'ha detto in inglese. Va bene, allora ringrazia anche tu Milly Carlucci che ti ha dato questa possibilità. Grazie. Fagli un bel ringraziamento, ma di cuore. Ti avvicini e dici, guarda Milly, io non ti volevo dire, però oggi sono qua col cuore in mano a dirti cosa farete. Lascia la parola alla nostra direttrice artistica. Che è lei, allora tu vattene, dai, vai. Sciola, vai via. Tra una decina di numeri. Cameraman, devi guardare la camera, no fuori. Vieni qua, avvicinati. Ma porca miseria, ti do un cazzotto. Tante belle cose, grazie, in bocca al lupo. Crepi. Perché deve crepare sto lupo ogni volta? Crepi. Ballando on the road, abbiamo due professionisti che tra poco... Non ti distrarre che sto facendo un'intervista. Ah, scusa. Ciao. Guarda, dedico il mio solo a te e spero che ti possa piacere e che ti arrivi qualcosa. Viva Ballando on the Road!